22 sportelli in un territorio che abbraccia 62 comuni, 35.000 clienti, 145 dipendenti e 5.002 soci. Sono questi i numeri della BCC di Castiglione Messeraimondo e Pianella che, come ogni anno, si è ritrovata nel Palacongressi d'Abruzzo di Montesilvano per la 38esima edizione della Festa del Socio. Gestiamo ormai quasi 2 miliardi di euro di masse amministrate, abbiamo una raccolta da clientela di 660 milioni di euro e credito erogato ai nostri clienti per 500 milioni di euro, con un patrimonio che è la vera solidità della banca e ormai si attesterà a 65 milioni di euro. Assieme ai soci, anche numerosi ospiti illustri come il direttore della Banca d'Italia, Antonio Carruba, il direttore della Federazione delle Banche di Credito Cooperativo dell'Abruzzo e del Molise, Ermanno Alfonsi. Quest'anno la tradizionale cena prenatalizia è stata anche l'occasione per festeggiare la fusione con la Banca di Teramo di Credito Cooperativo. La BCC di Teramo si era trovata nella condizione di dover fare un'aggregazione con un'altra banca. La BCC di Castiglione, avendo una vicinanza territoriale, essendo una banca in condizione di poter fare la fusione per la sua grandezza, c'è stata questa fusione per incorporazione. Il processo di acquisizione con la Banca di Teramo di Credito Cooperativo è diventato operativo dopo il parere favorevole espresso in due distinte assemblee dai soci delle due realtà. Devo dire che sia i soci di Castiglione che quelli di Teramo hanno condiviso subito nel considerare un'unica realtà, quindi la nostra, che è una banca di territorio, una banca di comunità, è diventata una sola banca. In poco tempo, in 6 mesi, sia i dipendenti che i soci si sono sentiti come unica realtà. E il sessantennale dell'Istituto di Credito presieduto da Alfredo Savini. Ecco, questo è importante. Sono 60 anni che in un piccolo paesino come Castiglione una persona, un maestro, pensò di fare una banca di credito cooperativo. Fu un'avventura e li devo ringraziare, il maestro Pompei insieme a 92 soci fondatori. Erano altri tempi. Dopo c'è stata la banca di Pianella, la BCC di Pianella, con i soci pure che devo ringraziare, dopo c'è stata la BCC di Teramo che abbiamo incorporato in questo periodo. La BCC di Teramo ha avuto l'anima che era l'onorevole Tancredi. Devo dire che questi uomini sono quelli che creano il futuro. La nuova banca gestisce masse amministrate pari a quasi 2 miliardi di euro e un patrimonio di 65 milioni, dei quali ben oltre 30 milioni di patrimonio libero, e un indice di solidità patrimoniale di circa il 18%, ampiamente al di sopra dei requisiti minimi regolamentari e della media sia del sistema bancario che del sistema del credito cooperativo. Siamo una banca solida e sicura perché siamo innanzitutto ben patrimonializzati. Abbiamo un patrimonio di 65 milioni con un patrimonio libero di 30 milioni, il che vuol dire che per le nostre dimensioni e per la nostra attività sarebbe richiesto un patrimonio minimo di 35 milioni. Avendone 65 vuol dire che abbiamo 30 milioni di patrimonio in eccedenza. In termini percentuali basti pensare che alla nostra banca è richiesto un patrimonio pari al 10% della nostra, diciamo, delle nostre attività. Noi abbiamo un indice di patrimonializzazione del 17%, ma che con tutta probabilità chiuderemo al 18% a fine anno. Questi sono i primi fondamenti di una banca solida e sicura, ma è soprattutto una banca solida e sicura perché, nonostante il permanere della crisi che mette in difficoltà famiglie e imprese, abbiamo degli indicatori di rischio
dopo tutto ancora molto contenuti. Il 37% dei crediti in Abruzzo, dei crediti erogati alla clientela, presenta sintomi di anomalia, anzi il 25% sono già direttamente sofferenze. Per noi le sofferenze sono solo l'8% e per di più, pur essendo ampiamente garantite, sono coperte di accantonamenti per più del 54%. Questi sono ulteriori presidi che rendono una banca solida e sicura. Tra l'altro la nostra banca può ancora contare su una redditività che viene dalla gestione ordinaria, quindi tutti i mezzi di cui ha bisogno se li produce con una redditività che non deve necessariamente ricorrere a operazioni straordinarie, ma soprattutto una banca solida e sicura perché gestiamo la banca, il risparmio e gli impieghi alla clientela con una gestione prudente. Prudente vuol dire che i risparmi della nostra clientela sono custoditi e raccolti con forme tecniche tradizionali. Quindi non esponiamo il risparmio dei nostri clienti a rischi di nessun tipo. Noi non abbiamo mai distribuito prestiti subordinati, non abbiamo mai distribuito obbligazioni garantite. Ecco come mai il cliente, anche in un periodo di difficoltà economica, può affidarsi alla nostra banca sapendo che da noi si trova in condizioni di totale sicurezza. Il cliente sa di potersi rivolgere a noi sia nel momento in cui ha delle difficoltà o ha semplicemente delle necessità o anche degli investimenti da fare, quindi siamo una banca che può ascoltarli e può trovare delle risposte su misura alle esigenze specifiche che il cliente manifesta, ma il cliente sa di potersi affidare a noi anche nei momenti di difficoltà, perché dopo che il credito è stato erogato, se il cliente si trova in difficoltà, noi riusciamo a trovare delle soluzioni prima che la situazione degeneri. Ma devo dire di più, quest'anno da più parte le banche sono invitate a cedere le proprie sofferenze. Noi abbiamo voluto fare anche in questo caso una scelta in controtendenza, cercando di gestire tutte le situazioni di difficoltà non cedendo i crediti anomali a società di cartolarizzazione che poi alla fine hanno solo finalità speculative e potrebbero avere come finalità esclusivamente quelle di realizzare il massimo profitto possibile dalle azioni di recupero. Siamo noi che cerchiamo di attendere il cliente, a assisterlo e far sì che superino il loro momento difficile. È un orgoglio per il territorio e un orgoglio per le comunità. Banche di comunità come le nostre, che non hanno fine speculative, servono per poter far crescere il nostro territorio, le famiglie, le piccole imprese. Sono quelle banche dove non veniamo considerati numeri, ma veniamo rispettati come persone. Quanto è importante essere su questo territorio? È importantissimo, significa di avere anche una funzione sociale. Come ho detto, noi siamo una banca di comunità, quindi stiamo in mezzo alla gente. Vogliamo parlare un po' di questa riforma delle BCC? Sì, come il mondo cambia e quindi deve cambiare anche il credito cooperativo. C'è un'esigenza di una riforma che è stata fatta, è stata imposta prima dal governo, ma dopo è stata autoriforma. Proprio in questi giorni si sta concludendo, succederà che noi dovremo aggregarci, ci sarà una capogruppo, ma tutte le banche saranno proprietarie della capogruppo, quindi sarà una capogruppo in mano al credito cooperativo. Le banche di credito cooperativo sono viste ancora come l'ultimo baluardo delle banche locali, l'ultima possibilità di dare un partner a quei piccoli operatori economici e alle famiglie che altrimenti nelle grosse banche avrebbero qualche difficoltà ad essere ascoltati e soprattutto ad essere serviti con le loro piccole esigenze. Al di là dei discorsi meramente finanziari, la serata è stata soprattutto un'occasione di festa, allietata da musica live e giochi. È stata organizzata una tombola con in palio ricchi premi ed è stata estratta una Fiat Panda assegnata a un fortunato socio presente. Inoltre sono stati premiati con una borsa di studio 36 ragazzi soci o figli di soci che hanno conseguito, con brillanti risultati, il diploma o la laurea. È una festa particolare dove tutti si sentono di dire c'ero anch'io.
La crescita del territorio, delle comunità funziona in questo modo. La gente deve sentirsi partecipe di quello che sta accadendo. Il mondo sta cambiando, cambierà il credito cooperativo, cambieranno i presidenti, cambieranno i consigli d'amministrazione, i direttori, ma la banca rimane e la comunità vuole sentire una banca locale. Quali saranno le novità per il 2017 di questa banca? Le novità saranno che noi continueremo a fare credito per quelle persone che meno possono entrare in banca. Noi continueremo ad essere una banca di credito cooperativo che ha alla base il territorio e la comunità dove è rappresentata da tutti noi. Colgo l'occasione per salutare, per fare gli auguri al Presidente, al Consiglio di Amministrazione e anche alla formidabile squadra di colleghi arricchita piacevolmente quest'anno dai colleghi che sono arrivati dall'incorporazione della BCC di Teramo, che già lavorano insieme con un'unica squadra per il bene della nostra banca e soprattutto per rendere un servizio efficiente ai nostri clienti. Posso augurare buone feste e che ci sia un 2017 più prospero di quello che abbiamo avuto. Football.